Cambiare il mondo dal bene primario per eccellenza il cibo per arrivare a salute, società, economia, cultura. Stasera TGR Piemonte 19:35. C'è Bio e Bio, ciò che fa salute passa dai test di laboratorio. A Giaveno il mondo dei piccoli frutti coltivati da Riccardo Ceccato. E nel cibo la nostra salute, tra i boschi di Giaveno gli appezzamenti di terra su cui si coltivano piccoli frutti sono oggi come erano 1000 anni fa, incontaminati. Ai produttori però non basta, fanno test di laboratorio sui raccolti per misurare antiossidanti e sostanze che contribuiscono a farci stare bene. Claudia Pregno. Piccoli frutti racchiudono la nostra salute. Siamo nel Torinese, a Giaveno. Qui il biologico è garantito dai boschi che permettono a mirtilli, lamponi, more, fragole e ribes di crescere in un ambiente protetto. Qui intorno non abbiamo coltivi tradizionali con alto uso di chimica, dove derive, spostamenti di fitofarmaci potrebbero inquinare il nostro buon impegno. Terre e radici rispettate con il diserbo meccanico, con pacciamatura di cippato derivante da lavori nei boschi, ma i trattamenti contro parassiti e malattie vanno fatti. Non è vero che in agricoltura biologica non si tratta, si utilizzano derivati del mondo vegetale, del mondo minerale, non elaborati dall'industria, sono prodotti anche potenti, anche con un'efficacia notevole. La quantità annuale utilizzata nel campo, il momento in cui viene somministrata è fondamentale per ridurre l'impatto sull'ecosistema. La cooperativa Piccoli Frutti della Val Sangone riunisce 14 aziende distribuite in tutta la valle, dai 450 ai 1000 metri, in modo da avere una maturazione scalare. Ogni agricoltore partecipa a tutta la filiera, dalla produzione alla trasformazione in confetture, succhi o essiccazione, fino alla commercializzazione. Ogni socio dunque sceglie quale varietà coltivare pensando al prodotto finale, che deve essere di eccellenza, come si legge nell'etichetta. Tutto si fa in campo, bisogna scegliere la varietà giusta e non è la varietà più produttiva. I nostri coltivatori hanno fatto quella scelta. Così, ai test di laboratorio più puntuali, voluti fortemente dai soci, i piccoli frutti ottengono risultati che superano di gran lunga ciò che le normative richiedono al biologico in fatto di assenza di residui chimici e di contenuti nutrizionali. Con dei laboratori in Piemonte che ci misurano il FRAP, che è un indice di quanto l'alimento fa da antiossidante, misuriamo la vitamina C, misuriamo tutti quegli aspetti che sui piccoli frutti sono veramente importanti, perché se tu produttore vuoi essere onesto non puoi esimerti dal controllare la tua tecnica se arriva a quel risultato. Ancora una curiosità, Giaveno è gemellato con Chernobyl, qui arrivano bambini che devono smaltire il cesio 137, secondo l'Istituto Bielorusso per la Sicurezza sulla Radioattività, Belrad, sarebbe loro utile la pectina ricavata dalla frutta e utilizzata nelle confetture. Valutano questa pectina come elemento importante per depurare l'intestino dagli isotopi radioattivi che altrimenti produrrebbero nel lungo periodo problemi di salute a questi bimbi.